Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone, fermate in maniera casuale per le vie di Voghera, rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Niente custodia cautelare per i colletti bianchi. L'intero centrodestra, anche quello confluito nella maggioranza che sostiene Matteo Renzi, si ricompatta su un DDL che esclude il carcere per il finanziamento illecito dei partiti e per quei reati, anche gravi, per i quali non si è ricorso all'uso di armi o violenza, inclusi dunque corruzione, autoriciclaggio, truffe aggravate e reati economici. Il DDL presentato oggi al Senato da Ciro Falanga dell'ALA è firmato da altri 27 parlamentari di FI, COR, APNCD e ALA. Cosa ne pensa di questo disegno di legge? Lo trova giusto oppure no? Il ladro la sua casa ce l'ha in carcere e quelli che fanno truffe, quelli che fanno tutte queste cose devono stare in carcere a vita, perché se siamo ridotti così, adesso dico qualcosa, siamo ridotti per questa gentaglia qua che fanno corruzione, truffa ai danni dei poveri disgraziati, che sono gli operai, hai capito? Quindi pensa che la giustizia comunque in Italia non funzioni in un qualche modo, che ci sia bisogno di... Neanche un po' funziona, perché se funzionasse, quello che ci hanno combinato noi, che ci è successa una cosa, dovevano stare dentro, basta. Io ci metterei anche chi ha proposto questa legge nelle carceri, perché qui non mi sembra il modo per vuotare le carceri. Ma le sembra invece che cosa? È una buffonata, cioè sinceramente è una farsa, cioè non ha senso, una proposta del genere non esiste, ma siamo... Il mondo, vabbè che il mondo va al contrario, sarà cambiato, io ho la mia età per la carità, però voglio dire, mi sembra una cosa tanto assurda. No, sono decisamente contrario, non mi interessa se l'ha fatto destra, sinistra, non lo so, non me l'ha detto, perciò non ho idea di chi sia, comunque chi l'ha detto per me è sbagliato, ecco. Io non la trovo giusto. Come mai? Perché si stanno rubando troppi soldi i politici, punto e stop. Posso chiederle, secondo lei il fatto di commettere determinati reati e non andare in carcere, perché è sbagliato? Se sono piccoli no, ma se sono grossi li metterei dentro qualche mese. Qualcuno sostiene che questo disegno di legge sia in realtà un modo per i politici di tutelarsi e di prendersi una sorta di impunità totale quando commettono quel tipo di reati. Cosa ne pensa? Già ce l'hanno l'impunità. Cioè, qualunque cosa fanno nessuno li tocca, nessuno gli fa niente, hanno tutti i privilegi di questo mondo. Io direi che dovrebbero scendere sul pianeta Terra, venire a vivere la vita quotidiana di chi vive normalmente, di chi affronta i problemi normalmente di tutti i giorni. Questa è una casta di elite, cioè dove hanno solo privilegi. Cioè io dico che politica deve essere passione, la politica deve essere fatta con passione, che poi tu prendi uno stipendio perché non lavori, mi sta bene, voglio dire, uno stipendio adeguato, ma se ti sembra poco quello che prendi, puoi sempre andare a fare quello che facevi, voglio dire, nessuno ti obbliga, facevi dentista, fa dentista, fai l'avvocato, fai notaio, fai quello che vuoi, ma se fai politico devi farlo per passione, non per tuo interesse, ma per l'interesse della popolazione, del cittadino, voglio dire, meno, io lo vedo così, poi... Ce ne sono a Roma di politici così, con questo obiettivo? Forse ce n'è arrivata una adesso, cioè non è, forse però, per la carità, non vorrei che poi col tempo ci si guasti, sai come poi... Parla del sindaco Raggi. Sì, poi stai lì magari, perché obiettivamente voglio dire, è difficile resistere a certe tentazioni, cioè, non sono consapevole di questo, lo dovessero dirlo a me, avrei dei problemi, voglio dire, no? Però un po' di dignità secondo me non guasta, voglio dire... Cioè mettiamoci la mano sulla coscienza e diciamo sinceramente, stiamo andando a rotoli, facciamo qualcosa. Sì, a chi? Beh, qualcuno che ci prova a farlo c'è. Se poi non ha fiducia, cioè non ottiene la nostra fiducia, vabbè, lo toglieremo. Abbiamo un'arma che è potente, è una matita. Usiamola sta cazzo di matita, voglio sera. Meno io, per secondo me è così, ecco. Ma sempre politica che si mette in mezzo alle balle. Se non si mette politica in mezzo alle balle, l'Italia non si trovasse in questo posto dove si trova adesso. Che tutti gli italiani
voleva andarsene via da Italia, ma stiamo scherzando? Sì, potrebbe essere. Lei ha poca fiducia nei confronti della classe politica italiana? No, io ho dovuto votare poi per il sindaco, ma per i politici no, perché ci ha rubato 3.000 euro di tasse in un mese. Ma non vergogna. Ok. Per me i mafiosi chiedono il pizzo, il politico chiede il pizzo.